poi sa, vengo dal Molise, che è una regione che sta sull'Appennino. Vi ho portato un racconto che parla della nostra acqua, che è un'acqua che non c'era, perché noi ne avevamo poca. E ho pensato che sarebbe stato bello condividerlo con voi oggi. Quando ero piccola, abitavo in un piccolo paese sull'Appennino molisano che si chiamava Limosano. Limosano stava arroccato su una grossa collina di tufo. Era un paese antichissimo e quando la sera tornavo dalla casa dei nonni lo guardavo da lontano e mi sembrava una grossa tartaruga marina. La collina stava in mezzo a due valli, la valle del Biferno e la valle del Trigno. Sui libri di geografia c'era scritto che essi erano due dei quattro fiumi che attraversano il Molise e a me la parola fiume piaceva molto, anche se in realtà si trattava di due torrenti, che soprattutto nella stagione calda potevano essere attraversati a piedi nudi senza che il livello dell'acqua superasse i polpacci. Torrenti o fiumi che fossero, andavo molto fiera del Biferno e del Trigno, soprattutto da quando avevo scoperto che erano riportati nei libri di geografia, gli stessi che leggevano nelle scuole del nord. La nostra acqua, quella che usciva dal rubinetto, veniva dal Biferno. Una volta a scuola ci avevano portati a vedere l'acquedotto, una gita noiosissima, un freddo boia e una paura tremenda nel camminare tra le gallerie odorose di acqua stantia. L'unica cosa interessante era stata appunto scoprire che l'acqua che bevevo veniva dal Biferno. Ottimo. Cominciavo a capire dunque perché d'estate avevamo il problema dell'acqua. Ma sì, il problema dell'acqua. Era una cosa tipica. Accadeva ogni anno, un evento ciclico, inevitabile, come la chiusura delle scuole, la trebbiatura del grano, la partenza degli amici per il mare e l'acquisto dei noiosissimi libri per le vacanze. Ecco, insieme a tutto questo arrivava il problema dell'acqua, e cioè, a un certo punto, aprivi il rubinetto e l'acqua non c'era. Ma non per un minuto o due, no. L'acqua non c'era per tutto il giorno, neanche una goccia. Niente di niente. Non si capiva bene perché avessimo questo problema, tanto più che adesso avevamo anche una grande diga dove, mi avevano spiegato durante la gita noiosissima all'acquedotto, si immagazzinava l'acqua del Biferno proprio per evitare di rimanere senza. Allora perché il rubinetto rimaneva secco? La diga era piena, pienissima, la vedevamo dalla strada ogni volta che andavamo al mare. Giravano voci che i pugliesi si fossero comprati la nostra acqua, perché noi ne avevamo tanta e loro non ne avevano per niente. È già che a scuola ti insegnavano che quelli della Puglia avevano tra i vari problemi, oltre alla disoccupazione nel settore agricolo, la siccità. Anche quelli della Campania avevano la siccità, a sentire il nostro sussidiario, oltre alla camorra. Noi no, noi avevamo un fiume che ci passava proprio in mezzo, il Biferno, un altro sopra, il Trigno, uno sotto, il Fortore, e uno di lato, il Volturno. Avevamo tutta l'acqua che volevamo e allora ne davamo un po' alla Campania e un po' alla Puglia, perché eravamo molto generosi. Col risultato che da luglio a settembre c'era il razionamento dell'acqua, ovvero l'acqua correva giù dal lavandino solo ad alcune ore, e ne correva un filino piccino picciò che tu, per riempire il bidet, facevi in tempo a leggerti un'intera storia di Topolino. A noi questa cosa dell'acqua piaceva tantissimo, perché la sera, quando finiva il razionamento, si andava tutti alla fontana del paese a prendere l'acqua, che poi doveva durare in casa tutto il giorno successivo. La fontana stava proprio in mezzo al paese e sopra c'era scritto Cassa del Mezzogiorno. Io pensavo che fosse il nome proprio della fontana e infatti dicevo a mia mamma: vado a prendere l'acqua alla Cassa del Mezzogiorno. Lei rideva, io pensavo che ridesse perché era felice che ci andassi io al posto suo. A prendere l'acqua ci andavamo noi bambini con la scusa che le scuole erano chiuse. Andavamo con bottiglie, borracce, bacinelle e catini, soprattutto noi piccoli, che a noi pigliare l'acqua proprio ci piaceva un sacco. Arrivavamo alla chetichella, ognuno da una viuzza o una scalinata diversa. Erano le 7:30 di sera e dalle finestre aperte si sentiva il telegiornale di Rai 3. In lontananza
qualche mamma urlava incomprensibili raccomandazioni mentre Corrado il negoziante cominciava a tirare dentro le cassette della frutta. Come dei piccoli insetti, colorati, convogliavamo lenti e rumorosi verso la cassa del mezzogiorno. Mano a mano che ci avvicinavamo, cominciavamo a riconoscerci, salutarci, prenderci in giro. Una volta davanti alla fontana davamo inizio all'ordinato rituale del riempimento collettivo. L'idea di fila non riusciva a penetrare nelle nostre anarchiche abitudini. Piuttosto facevamo dei mucchietti che si auto-organizzavano a seconda di criteri universalmente condivisi. Un esempio di democrazia partecipata ante litteram. E infatti non mi ricordo un solo litigio causato dal mancato rispetto del tacito ordine di riempimento dei recipienti. Riempivamo prima le bottiglie di plastica, una per una, uno alla volta, alternandoci di modo che nessuno stesse troppo tempo a fare nulla. Poi si passava ai catini e alle bacinelle. E intanto era tutto un chiacchiericcio, i maschi con i maschi, le femmine con le femmine, ma a volte ci mescolavamo anche, soprattutto quando succedeva, e succedeva spesso, che arrivasse uno schizzo d'acqua addosso, magari non voluto, non cercato, non pensato, e partiva immediata la battaglia dell'acqua, tra strilli, schiamazzi e scivolate, ciabatte che si rompevano, risa, vestiti e capelli fradici che si appiccicavano addosso e il profumo della preadolescenza, del sudore e dell'estate. In quel momento tu ti rendevi conto che non aspettavi altro. Abbandonavi le bottiglie, ti riempivi la bocca d'acqua per sputarla in faccia a quello che un po' ti piaceva, il quale, due secondi dopo, con la maglietta a mo' di catino, ti rovesciava sulla schiena l'acqua gelida e tu urlavi e ridevi mentre c'era sempre qualcuno che scivolava. Da lì partiva una vera e propria gara di pattinaggio, di salti, atterraggi sulla superficie scivolosa, di arrampicata libera sulla cima della cassa del mezzogiorno e di conquista dell'ardua postazione. Durava tantissimo. E tutte queste riunioni serali duravano tantissimo davanti alla cassa del mezzogiorno. Duravano così tanto che all'improvviso il telegiornale di Rai 3 era finito e le mamme formavano strani cori di imprecazioni in dialetto dalle finestre, intimandoci di rientrare immediatamente a casa. Quando tutti avevamo riempito i nostri catini ed eravamo fradici che manco se ci avessero immersi in una vasca da bagno, ci prendevamo bottiglie e bacinelle e barcollando e fermandoci ogni 3 metri a causa del peso, rovesciando metà del contenuto per la strada, ci avviavamo verso casa, ognuno verso casa sua. Cercavamo di fare pezzetti di tragitto insieme a qualcun altro, magari allungando un po' il percorso. Strappavamo fili d'erba che spuntavano ai lati delle gradinate e ci prendevamo in giro, ma un po' tristemente. Ci separavamo dagli ultimi compagni con un saluto a mezza voce, quasi malinconico, perché il momento dell'acqua era l'ultimo momento della giornata in cui si poteva stare insieme. E il giorno dopo, chissà, magari il razionamento sarebbe finito e alla cassa del mezzogiorno non ci sarebbe andato più nessuno.